Dice che lui aveva parlato con gli dèi e che gli dèi gli avevano detto che bisognava sacrificare una fanciulla pura agli dèi di questa terra, che soltanto così avremmo potuto riavere il vento, le navi potevano salpare e avremmo vinto la guerra. Tua figlia, qui nella reggia davi nome Ifigenia, è finalmente giunta in Aulide. Tesoro mio, vieni qui, figlia mia, vieni qui. Dammi la mano, mi sento le gambe tremolanti dopo questo viaggio eterno. Quale male ti sta distruggendo? La coscienza. E invece finirà per scoprire che razza di padre sono io, che ho più paura di perdere l'onore davanti ai soldati che di perdere la vita di mia figlia. Nessuno ci ospitava nelle case! Perché eravamo matricidi! Perché nulla ti è caro come il potere! Noi siamo servi del volere degli dèi. E noi siamo come mosche per i fanciulli nelle loro mani. È lui che ha convinto tuo marito a sacrificare tua figlia per il bene della patria. Io mi sento così vecchia. Io e la mia spada siamo fedeli a Daris, solamente a lui. Il destino ci sta chiamando, figlia mia. A me e a te. Papà, per favore, ti prego, non mandarmi a morire. Io non te lo permetterò mai. Accetto di morire. Non piangere, non piangere. La città avrebbe votato se dovevamo vivere o morire. Tuo padre deve sapere che ha trovato degli uomini veri e non dei codardi. L'intera città vuole la vostra morte. Questo è un giorno radioso.